chi è il tuo personaggio? Il personaggio si chiama Filippo ed è un personaggio realissimo, un giovane, un piccolo industriale che perde delle sicurezze, soprattutto della sicurezza economica, e quindi comincia una strana vortice, comincia uno sbarellamento, una perdita proprio assoluta di equilibrio. Però è un personaggio che riscopre una certa forza, un'assoluta forza e un potenziale meraviglioso con il rispetto, con l'amore, col rapporto che ha con questa donna. Quindi fondamentalmente è un uomo che rincorre un pizzico di onestà, che rincorre un pizzico di coerenza. Quindi per questo molto attuale, no? Questa storia. E tu sei tornato a lavorare con Soldini, che ti aveva un po' dato il là. Nell'anima diviso in due, io ho registrato il mio primo Chuck della mia vita, 13 anni fa, 14 anni fa. Chi è cambiato di più, tu o lui? Ma guarda, a dirti la verità, siamo rimasti più o meno, inseguiamo più o meno sempre un po' le stesse cose, no? Un po', diciamo, un po' di buonsenso, un po' di tranquillità. Siamo due persone molto semplici alla fin fine, che a mia, io lo amo molto, ma ti assicuro che anche Silvio ama moltissimo questo lavoro. Lui è proprio eccitato la mattina quando si sveglia, quando deve cominciare a, e poi come dico io non mollo un crostino. Porca miseria, è sempre molto attento ed è un piacere immenso, perché sai, l'impressione di imparare, è uno molto serio, non è un modaiolo, un trombonone che si atteggia o sa tutto, no, è una persona molto seria, molto semplice, è uno verissimo. Il tuo rapporto con Genova, ormai sei quasi di casa qua. Ah beh, lì, cioè, no, l'ho detto anche prima, io ti devo dire la verità, io sto molto bene a Genova perché vengo regolarmente per il teatro, adesso ci ritorno a fine settembre, a fine febbraio con lo spettacolo, ma io sto molto bene, io amo questa, mi si dice sempre, ma sai, i genovesi sono un po' riservati, ma io amo la gente riservata, amo la gente discreta, amo la gente, diciamo anche un pizzico di timidezza, un po' di, molti la chiamano chiusura, ma non è vero, un po' di riserva, e io questo lo amo molto, mi trovo davvero bene, ormai i miei amici mi prendono in giro perché ho invitato tutti i miei amici da fuori, anche mio fratello, gli ho regalato un fine settimana a Genova ed è impazzito, non la conosceva, e proprio questo è anche curioso, che molti sono, ne sono convinto assolutamente, ma Genova è bella, Genova è proprio bellissima, capito? È bella. Qual è il cinema che ti piace vedere di più? Ma guarda, io può sembrare un po' presuntuosino, ma io amo fare il cinema con chi amo, cioè, io ho fatto due film con Carlo Mazzacurati perché mi piace molto, ho fatto film con i Taviani, ho fatto film con Pupi Avati, con Veronesi, anche, sono anche amici, ecco, una particolarità che tutti con Silvio sono molto amici, allora io amo moltissimo interpretare con loro che rispettano il cinema, però anche convivere con loro con piacere. Quindi un blockbuster americano non lo interpreteresti mai? Ma guarda, ti devo dire una grande verità, io ho avuto tanta fortuna e tutto, sono serenissimo, le mie cose, le mie passioncine, le mie cose. Io nei confronti del cinema americano, di molto cinema, questo cinema un po' senza anima così, io non sono neanche un grandissimo spettatore, ti devo dire la verità, ma sono uno, poi abbiamo tutti i gusti, non amo gli effetti speciali, insomma, amo le cose e amo frequentare gli amici che fanno cinema con me, poi chissà. Un'ultima cosa volevo chiederti, un'attrice però americana con cui ti piacerebbe lavorare? Margherita Bui, ormai a me sei il cognome anche un po' americano, no? Non lo so, ti devo dire la verità, non lo so. Come si chiama quella Million Dollar Baby? Hilary Swank. Lei è fantastica, lei è proprio un viso di una bellezza strepitosa. Ecco, perché sembra vera, sembra bella e brutta, alta e bassa, ricca e povera, sporca e pulita, e questo mi piace molto. Come si fa a sapere se si fa ridere o no? Caspita, tu cosa vuoi? Tu con riuscire a, come puoi rispondere a questa domanda? Ti posso aprire un cavò della Banca Popolare? Ma non lo so, queste mie, io calcolo, ho fatto la chiamata arte drammatica e poi mi sono, perché ho scoperto la comicità, mi sono proprio lanciato e buttato e ho scoperto questa meraviglia infinita. Sono tante cose, tante piccole coincidenze, calcola che
un movimento e una combinazione comica ha un'autonomia che va dai 10, 15, 20 anni e non di più. Quindi sono piccoli. È vero, se tu analizzi un po' i comici che ti hanno fatto ridere nel tempo, poi decellera questo magnetismo. Quindi c'è quell'autonomia che è legata da mille combinazioni, il braccio allo sguardo, alla faccia, al tono di voce. Sono mille combinazioni, sono delle combinazioni strane che si ritrovano. Io che cosa devo. Ma non lo so, mi piace però moltissimo trasmettere questo alla gente, sentire il pubblico quando viene in teatro che è felice e tutto, è per me come una polluzione, una sorta di veramente rapporto sessuale che ho quotidiano. Infatti tra un po' riprendo con i rapporti sessuali finalmente, in tournée, riprendo la tournée perché se no, al cinema non è così immediato. Grazie. Figurati, grazie a voi.